questo seminario, anzi questa serie di seminari, come avete visto, sta all'interno di un corso universitario. Oggi i sistemi di controllo sono talmente intrecciati e l'informazione ha talmente tante risorse che praticamente riesce ad accecare qualsiasi possibilità di informazione. Per questo ancora l'università riesce a dare degli input alla investigazione, diciamo, e alla conoscenza in generale, che sono molto più avanzati di quanto non fossero in passato. Però la libertà che concede un corso universitario ancora esiste, ancora non ce l'hanno tolta. Chiaramente questo è il nostro caso, penso che molti di voi se ne saranno accorti, non è abituale parlare di armi biologiche. Io pensavo di partire da questo episodio delle lettere all'antrace o al carbonchio, che ormai vengono chiamate lettere all'antrace un po' da tutti, perché segnano un momento di transizione importante nella storia delle armi biologiche. Si è trattato di 5 lettere spedite ad alcuni grandi mezzi di informazione in Florida e negli Stati Uniti e a un paio di senatori al Senato degli Stati Uniti. In realtà le vittime, i punti in cui più hanno colpito sono stati gli uffici postali, perché appunto la cosa comunque si è risolta con 22 persone infettate, di cui 5 sono morte. Ognuna di queste lettere conteneva circa un paio di grammi di spore che in teoria, se dispersi in modo efficace, considerando anche il fatto che erano armati o weaponizzati in modo molto efficace, avrebbero potuto colpire diverse migliaia di persone. Curiosamente, dentro le lettere c'erano scritte frasi tipo possiamo ammazzarvi tutti, abbiamo moltissimo di questo materiale, are you afraid, avete paura? Questa era la frase contenuta nelle lettere, avete paura? Effettivamente e questa è proprio la dichiarazione di terrorismo, cioè generare paura, cosa che solamente il fatto di chiedere hai paura, ma non hai paura, già l'ingenere l'aumenta ancora di più. Sono un infettivologo, mi occupo di queste malattie, certo non di malattie legate a attentati bioterroristici che nel nostro paese non ci sono mai stati, però di malattie che potenzialmente sono considerate target per diventare attentati bioterroristici. L'antrace o carbonchio, io l'ho sempre chiamato carbonchio, poi dopo il 2001 è stato chiamato da tutti antrace. È vero questo, è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Una volta si vedevano casi di carbonchio, il carbonchio del contadino ce l'aveva sulle mani in genere, queste escale nerastre, che poi guarivano con gli antibiotici, stavano bene. E, come dicevamo prima, come hanno detto i colleghi, in realtà è una forma che è soprattutto pericolosa nella forma polmonare, in cui può dar luogo a delle localizzazioni importanti con la possibilità di una disseminazione e con la possibilità di un ricorso alla ventilazione assistita nel caso più grave. La possibilità delle fonti di contagio sono in natura, attualmente gli animali infetti, il terriccio, l'aria. Non c'è un caso, non c'è in questo caso un contagio interumano. Quello che appunto in un caso di un attacco terroristico, come abbiamo anche visto menzionato, è quello la inalazione, probabilmente la via più efficiente per poter dare luogo alle forme più gravi che sono. La terapia antibiotica è efficace solo se iniziata tempestivamente, tra l'altro bisogna segnalare che ci sono già in natura, ci sono forme che hanno acquisito resistenza. E quindi attualmente la terapia che viene considerata più efficace probabilmente anche in questo caso è la ciprofloxacina, che però viene data tra l'altro per periodi molto lunghi, specialmente negli esposti a rischio, dovrebbe essere data addirittura per 60 giorni. E la ciprofloxacina tra l'altro non è esente da effetti tossici, che possono essere anche abbastanza importanti. A livello per esempio cerebrale può dar luogo a forme convulsivanti, a livello dei tendini può dar luogo a tendinite, dei bambini non può essere somministrata e nelle donne in gravidanza non può essere somministrata.
Allora, grazie diciamo, alla conoscenza del genoma di Bacillus anthracis si è potuto ricostruire da dove si originavano il microorganismo che ha provocato la morte in Florida nel 2001 e grazie infatti all'analisi di piccole sequenze che sono presenti sul genoma e che sono ripetute, quindi questa analisi col Variant Number of Tandem Repeat ha permesso di risalire alla storia e si è visto che era un microorganismo che era stato isolato, vedete, nell'81 da un'infezione delle mucche e poi era stato dato a collezioni, a laboratori, quindi collezioni, diciamo, grossi laboratori che collezionano microorganismi, alcuni erano laboratori diciamo, che avevano un collegamento con l'esercito o laboratori dell'esercito americano stesso e poi da lì è uscito questo microorganismo. Quindi è molto difficile che questo microorganismo sia dovuto all'attacco terroristico diciamo, di una persona al di fuori di questo ambiente biologico controllato. Quindi è difficile da un punto di vista di laboratorio rendere quella quantità necessaria per poter dar luogo alla trasmissione dell'infezione a grandi quantità di popolazione. Per cui è necessario ricorrere a delle procedure di il cosiddetto armamento delle spore. Altrimenti queste spore, se non hanno quel tipo di, se non hanno quella circonferenza che va da 2 a 6 micron, si depositerebbero prima nelle prime vie aeree respiratorie e non arriverebbero a depositarsi invece più comodamente nell'alveolo, dove troverebbero un ambiente umido favorevole al fatto di poter dar luogo alle forme germinative e quindi a poter diffondere l'infezione, poter trasmettere l'infezione. E poi, sempre vedete queste lettere, un altro studio interessante, questo è un articolo appunto apparso su Science, che faceva vedere come queste lettere che contenevano le spore di antrace non erano delle spore naturali, normalissime, ma erano state rivestite con microparticelle di silicio, ad indicare che parallelamente alla ricerca di come rendere il microorganismo più virulento, c'è anche tutta una ricerca su come renderlo più facilmente diciamo dispersivo, insomma farlo disperdere in modo più facile e più duraturo. Quindi le spore spontaneamente, le spore di antracis avrebbero la tendenza ad aggregare, ma questo diciamo per una spora che deve essere inalata non è certo un vantaggio e quindi vedete c'è tutta una ricerca che va avanti, quindi laboratori chimici, che tende a conferire delle caratteristiche migliori a queste spore. È ancora più preoccupante la cosa perché le diverse lettere contenevano delle produzioni di spore da produzioni diverse, cioè alcune erano fatte in un modo, alcune in un altro, alcune in un altro. Questo ha portato gli investigatori a ritenere che la fonte fosse, anche per il tipo di armamento, rivestimento che avevano queste spore, comunque la fonte è ormai praticamente accertata, sono i laboratori militari di ricerca americani e possibilmente qualcuno che ha avuto accesso a queste fonti in momenti diversi perché le produzioni, il tipo di lavorazione delle spore era diverso per i diversi contenuti delle lettere. Un aspetto interessante è il fatto che queste lettere sono costate ai cittadini americani fra i 3 e gli 8 miliardi di dollari. 3 miliardi di queste cifre io le ho trovate ripetute diverse volte, alcuni dicono che 3 miliardi siano stati necessari solo per la decontaminazione degli uffici postali, si parla di palazzi di 6 piani. Comunque questa enorme quantità di denaro è stata spesa in parte per le investigazioni che in realtà non hanno portato a un risultato definitivo, cioè non è stata identificata la persona o il gruppo che ha inviato le lettere, non è stata identificata con precisione la fonte né ovviamente il motivo per cui questo è stato fatto. Il costo della contaminazione, il costo che si conta anche come perdita di giornate lavorative e il costo come trattamento antibiotico. Ci ha detto ora Francesco che il trattamento antibiotico, io questo non lo sapevo, per le persone possibilmente esposte
ha dovuto essere di 60 giorni, cioè 60 giorni di trattamento, sono due mesi, con Cipro, famoso, che è andato a Aruba verso la fine del 2001, un po' dappertutto, un trattamento che circa, almeno si calcola, 1 milione di persone ha avuto, nel senso, allora, 11 milioni di persone si sono fatti prescrivere l'antibiotico dal medico, dagli ospedali, dai presidi sanitari, dai pronti soccorsi, per cui 11 milioni di persone l'hanno richiesto e comprato. Si ritiene, si spera che di queste solo 1 milione l'abbia effettivamente preso, anche perché questo poi si risolve in un ulteriore costo anche in termini di effetti collaterali che non sono indifferenti, di diffusione di resistenze che anche ha delle conseguenze notevoli, non solo per l'antrace ma per tutte le malattie batteriche, eccetera. Perché le armi biologiche, come vediamo per certi virus emergenti oggi attualmente, hanno un difetto, che nel momento in cui vengono utilizzate contro delle popolazioni target, queste armi poi possono ritornare facilmente a chi le ha immesse diciamo nell'ambiente naturale o immesse diciamo in una popolazione vivente. Può essere l'obiettivo, può essere l'uomo, sicuramente è il primo obiettivo in casi di guerra conclamata, ma possono essere anche gli animali, le piante, per esempio per quanto riguarda le certe influenze che si sono verificate in questi ultimi tempi tramite appunto virus, la SARS, l'influenza aviaria, abbiamo visto che c'è stato un colpo molto grosso alle economie degli allevamenti avicoli del sud-est asiatico e della Cina stessa. Quindi misure draconiane per impedire che questi virus fossero in qualche modo, avessero la possibilità di riprodursi, e una estrema incapacità di comprendere fino in fondo il divenire e il perché dell'origine di queste malattie. Anche perché siamo di fronte a dei rischi molto elevati che queste armi biologiche continuino ad essere utilizzate nel tempo, in quanto le virosi che possono essere immesse in natura oggi con sistemi che utilizzano i meccanismi transgenici, quindi la modificazione dell'informazione dei virus, possono essere questo il rischio che l'arma biologica non si rivolti contro l'aggressore, nel senso che l'aggressore le può controllare con meccanismi Terminator, per esempio, può sicuramente indurre una diciamo la potenzialità esiste, la possibilità diciamo di controllarle da parte dell'aggressore può essere notevolissima. Certo, ci vogliono dei laboratori specializzati, oggi abbiamo degli esempi di questi laboratori un po' dappertutto, ma ce n'è uno particolarmente sofisticato che è stato niente meno che inserito all'interno di un ospedale per le malattie infettive come lo Spallanzani. C'è un reparto praticamente che si chiama il vecchio reparto del vecchio, un reparto che è praticamente militarizzato, è chiuso al pubblico, a chiunque, bisogna entrare utilizzando il sistema dell'iride, tutta una serie di segreti che sono dei segreti che solo i militari possono riuscire ad attuare utilizzando un sistema di controllo totale. La possibilità di costruire delle armi che possono essere indirizzate a una razza o a una popolazione con dei caratteri genetici specifici, la cosa non è che sia facile, non è che sia fattibile forse ancora oggi, però i programmi di ricerca, il progetto di HapMap, la mappatura degli aplotipi
per popolazioni è sicuramente una cosa che può facilitare, i cui risultati possono facilitare la produzione di armi specifiche per una popolazione, e poi l'uso, e non solo la possibilità, ma il vero uso già in atto di armi biologiche nei confronti delle coltivazioni agricole. Gli Stati Uniti sono stati accusati ripetutamente da Cuba di aver infettato le coltivazioni di canna da zucchero e anche di aver introdotto dei virus animali. Gli Stati Uniti ammettono senza nessuna difficoltà di utilizzare dei funghi per distruggere le coltivazioni di coca in Colombia. La cosa ovviamente non va come pensano loro, questi funghi sono fortemente dannosi anche per le altre culture, per l'ambiente circostante e anche per le persone. In quanto, diciamo, è difficile con questo tipo di armi di colpire precisamente degli obiettivi militari e non obiettivi civili, nemici, alleati, quindi diciamo il target, il bersaglio è sempre stato difficile, ed è per questo che però questi strumenti, cioè con le stesse difficoltà che le rendono non facilmente utilizzabili in azioni belliche, possono essere invece un buon sistema per azioni terroristiche. Allora, le due tra le caratteristiche principali che un microrganismo, che nella scelta diciamo dei microrganismi patogeni, abbiamo individuato la contagiosità e la persistenza. Questi sono due dei parametri che possono venire, sono utilizzati nella classificazione dei microrganismi di uso bellico, e possiamo avere organismi molto contagiosi come il virus del vaiolo che consentono di infettare un numero elevato di persone, perché inizialmente colpiscono poche persone e poi si diffondono rapidamente, si propagano poi nella popolazione in modo esponenziale. Oppure ci può essere un altro gruppo di microrganismi che sono dei microrganismi persistenti, cioè microrganismi che producono delle spore, cioè degli elementi di resistenza, e queste possono, come Bacillus anthracis, e questi possono rimanere nell'ambiente, queste spore, possono infettare gli individui per un lungo periodo di tempo. Ma per quanto riguarda la weaponization rappresenta il fatto della possibilità di utilizzarle queste, come abbiamo visto prima nel caso dell'antrace, l'utilizzazione di queste, questi agenti, questi microrganismi, come è possibile armi biologiche, che è un problema, perché non è detto che il fatto che abbiamo queste possibilità di essere trasmessi, di essere diffusibili, renda automaticamente delle armi. È un discorso molto da vedere. L'attacco alle Torri Gemelle ha indotto il presidente Bush a emanare il Patriot Act, che è, si può dire, una dichiarazione, la dichiarazione ufficiale di guerra al terrorismo. All'interno di questo atto è stato istituito quello che si chiama il DHS, il Department of Homeland Security, cioè di sicurezza interna, al cui interno a sua volta è stato iniziato il cosiddetto programma BioShield, cioè scudo biologico. In questa struttura vengono a entrare, a mescolarsi, diverse componenti, che sono la componente della ricerca scientifica, quella della salute pubblica e quella militare. Cioè, se da una parte la cultura scientifica ha una tradizione di apertura, di condivisione dei risultati, cioè la massima aspirazione di uno scienziato è quello di pubblicare, cioè a parte adesso di pubblicare l'impact factor eccetera, però pubblicare significa rendere pubblico il risultato dei propri studi, cioè mettere a disposizione della comunità le informazioni. In campo militare ovviamente la cosa è l'informazione è considerata uno strumento di controllo e di potere, il fatto di renderla pubblica è assolutamente fuori dalla logica militare, e quindi già in questo senso si creano dei contrasti. Purtroppo capita anche a questo al mondo scientifico, quindi il mondo scientifico non è solo dedito al compromesso con l'industria, ma è anche dedito alla tutela
dei cittadini, e non solo dei cittadini del proprio paese, ma dei cittadini del mondo, perché la conoscenza scientifica non è solo riservata a un settore o un altro, quindi non è solo militare, ma deve essere comunque ampliata a tutta la popolazione. Per questo che sono importanti gli studenti, i sistemi di insegnamento che a questi studenti vengono impartiti nelle università e nella scuola pubblica. Cioè questo bioterrorismo, basta che ci sia la parola terrorismo e sembra una cosa pubblicitaria. Dove c'è terrorismo subito si focalizza l'attenzione, si focalizzano i soldi, nessuno mette in discussione niente. Comunque non a caso oggi si parla di questo bioterrorismo anonimo che sembra aleggiare ovunque e che invece fa parte, diciamo, di un contesto politico internazionale in cui ci sono delle potenze che predominano su altri paesi e che hanno effettivamente degli interessi in certi settori che sono settori di tipo, diciamo, nel campo farmaceutico, nel campo industriale militare, quello che Eisenhower chiamava l'apparato militare industriale, che lui da generale osteggiava nell'ambito della propria politica che fece con il Presidente degli Stati Uniti. La cosa fu, come è già stato detto, fu presa in considerazione in modo abbastanza serio soprattutto dal presidente Nixon degli Stati Uniti, che nel 69 decise di fermare il programma di armamento biologico che andava avanti a Fort Detrick già dagli anni 50 e si diede da fare per il trattato, quello che poi divenne il trattato BTWC, Biological and Toxic Weapon Convention. I lavori cominciarono nel 69, fino al 71-72 ci furono tutte le trattative per definire tutti gli articoli della convenzione. Dal 72 fu aperta per le firme ai vari stati, nel 75 entrò in vigore. In quel periodo appunto gli Stati Uniti fermano tutti i programmi di ricerca. Altri stati dicono di fermarli, ma in realtà procedono con dei programmi segreti, probabilmente forse anche in parte gli Stati Uniti procedettero con dei programmi segreti, ma sicuramente molto minori rispetto a prima. La cosa fu svelata sicuramente da, almeno in alcuni casi, da degli incidenti. Oh, su questo direi, sì, il trasporto dei materiali biologici, il metodo dei contenitori. Il trasporto dei materiali biologici è molto importante nel caso in cui si debba ricorrere a delle analisi, dei test sul materiale biologico proveniente da soggetti sospetti o accertati di questo tipo di infezione. E i tre contenitori sono un contenitore contenuto nell'altro, in modo da evitare qualsiasi possibilità di dispersione nell'ambiente. Delle norme specifiche che riguardano la necessità per evitare soprattutto un rischio per il personale o altri di trasmissione dell'infezione, la necessità di essere ricoverati in stanze a pressione negativa, cioè che tutta l'aria entra e non può uscire. In maniera da evitare che queste sono disponibili, nel mio ospedale ci sono, e quindi c'è la possibilità di isolare questi, c'è la necessità e la possibilità di isolare i pazienti. Per esempio lo facciamo adesso non certo per la peste, lo facciamo per la tubercolosi quindi, o per altre forme in cui c'è la possibilità di trasmissione attraverso aerosol o altro, attraverso il sistema respiratorio. Ad esempio, non so, la meningite meningococcica, tanto per dirne una. I trasporti devono essere fatti in barelle pressurizzate, anche queste barelle pressurizzate è un altro momento topico. Sì, sono barelle che sono perfettamente isolate dall'esterno, con sistemi, per esempio si può trattare il paziente con dei guanti, con dei guanti di gomma che entrano nell'ambiente della barella e che sono perfettamente chiuse e in cui la trasmissione, lo scambio dall'ambiente interno e quello esterno è determinato da filtri EPA, cioè dei filtri in cui l'aria pressurizzata viene filtrata e non può uscire all'esterno. Che è poi lo stesso sistema che riguarda
appunto le PSL4, cioè le strutture di altissima sicurezza di laboratorio, in cui questi filtri funzionano appunto per evitare che qualsiasi tipo di sostanza possibilmente contaminante possa uscire all'ambiente. Certamente il problema delle armi biologiche è che possono avere uno scarso peso, quindi se li può portare dietro chiunque, la possibilità di controllare da parte della cittadinanza è molto bassa. Prendiamo l'esempio ancora una volta dell'ospedale Spallanzani. Chiaramente, se succedesse qualcosa a quel VLS4 che c'è lì, cioè ci fosse una fuoriuscita di qualche microorganismo, la prima popolazione che sarebbe interessata sarebbe quella del quartiere della Magliana. Quindi pensare al rischio, e non solo il quartiere della Magliana, i stessi addetti ai lavori. Il rischio è potenziale. Le grandi ricerche che sono in atto negli Stati Uniti e la diffusione di queste ricerche, secondo me, molto facilmente può dar luogo più che a delle vere episodi di guerra o di bioterrorismo, semplicemente a degli incidenti di laboratorio. A proposito di incidenti, l'ultimo caso di Ebola registrato al mondo è un caso che si è verificato in un laboratorio russo in cui una scienziata si è punta ed è morta. L'ultimo caso di vaiolo al mondo fu nel 1982 in un laboratorio inglese, addirittura una situazione ancora peggiore, perché lì fu la persona che morì poi di vaiolo non lavorava direttamente nel laboratorio, lavorava qualche piano di sopra. Attraverso i fumi si infettò con il vaiolo, andò a casa, infettò la madre, lei stessa morì a breve, la madre si infettò ma non morì, il padre morì di attacco cardiaco nel giro di poche settimane, e per concludere tutto il professore che era responsabile del laboratorio in cui queste ricerche venivano attuate, si suicidò e morì di suicidio. In questo caso, diciamo, la sorveglianza ci introduce un concetto che è quello della rete. In realtà la risposta a questo tipo di situazioni è quello di attivare una rete che già c'è, quella del Servizio Sanitario Nazionale, che potenzialmente è in grado di riconoscere le situazioni in un paese, diciamo, evoluto, in Italia, dove c'è il Servizio Sanitario Nazionale, che, diciamo, funziona. Sfido chiunque a dire che non c'è un servizio sanitario per quanto riguarda le emergenze epidemiologiche, la popolazione non è in grado di rispondere. Quindi riconoscimento dei casi e intervento di isolamento e terapia di contenimento dei focolai. Chiaro che nella ricerca quello che si sta cercando di, che insomma abbiamo capito, la dispersione per aerosol è indubbiamente il sistema migliore, quindi si cerca di eludere o di evitare il passaggio nella pulce perché si riesca ad arrivare ad un microorganismo che ingegnerizzato possa essere inalato direttamente. Allora, come difendersi? Allora, normalmente, diciamo, nel caso della peste, questi sono gli antibiotici che sono generalmente consigliati: streptomicina, gentamicina e doxiciclina. Per quanto riguarda i vaccini, sono scarsamente protettivi per Yersinia pestis nella forma aerosol. Non sappiamo cosa succederebbe in caso di attacco con virus, però, cioè, in realtà le simulazioni arrivano fino a un certo punto, in realtà non è che sappiamo bene come potrebbe realmente comportarsi i vari modelli applicativi dell'infezione. Che ci sono le complicanze della vaccinazione, di cui l'encefalite, che colpisce un soggetto ogni 1000, è una complicanza grave. E quindi bisogna stare molto attenti quando si prescrive a livello di popolazione un'eventuale vaccinazione. Sta di fatto comunque che tutti i paesi occidentali negli ultimi tempi hanno acquistato delle dosi e delle quantità di vaccino per notevoli milioni di dosi. La differenza grossa, veramente grossa,
che cambia il tutto, a parte questa interazione un po' inedita fra il militare, lo scientifico e la salute pubblica, è che qui c'entrano i soldi del business. Il programma BioShield è stato messo in piedi, come qualcuno dice, per accontentare i big pharma, cioè le grandi industrie farmaceutiche che avevano speso fior di milioni di dollari per finanziare Bush alle elezioni. Quindi questa ventata di milioni e milioni di dollari per le ricerche sulla biodifesa ovviamente ha interessato molte persone. C'era l'interesse, c'era però anche un'iniziale opposizione. Una cosa che ha sempre preoccupato molto gli scienziati era appunto il fatto della segretezza, cioè chiaramente se si devono fare delle ricerche che riguardano del materiale che può avere delle implicazioni di bioterrorismo, diventa difficile pubblicarlo, perché poi significa veramente mettere in mano le armi ai nostri nemici, se si ragiona così. L'opposizione ovviamente a questo programma di ricerca aveva diversi argomenti dalla sua parte, primo fra tutti il fatto che la maggior parte di questi soldi poteva essere utilizzato molto più proficuamente, per esempio pagando gli scienziati dell'ex Unione Sovietica, che queste ricerche probabilmente già le avevano fatte e quindi potevano semplicemente essere pagati, quindi tolti dal mercato bioterrorista con doppio vantaggio. L'Unione Sovietica aveva messo in piedi un sistema di ricerca e di produzione di armi biologiche molto consistente. La cosa è rimasta segreta per molti anni, fino all'inizio degli anni 90, quando cominciarono a fuoriuscire alcuni scienziati e a rivelare l'entità e alcuni dettagli del programma. La cosa era talmente assurda, sembrava talmente assurda che all'inizio non furono creduti questi scienziati, finché man mano che più di uno veniva fuori, pure vennero messi a confronto con gli scienziati americani che avevano lavorato al programma che era già smesso da 20 anni, e un po' alla volta si rivelò che molte delle cose che questi sostenevano erano vere, e quindi si venne a sapere qualche dettaglio del programma sovietico. Ovviamente con la caduta dell'Unione Sovietica, la dispersione degli stati, anche il programma di armamento biologico fu come minimo drasticamente ridotto, se non del tutto smantellato, il che però pone dei problemi, poneva e pone tuttora dei problemi, perché si parla di 30.000 scienziati che lavoravano in queste fabbriche, in queste strutture. Sono 30.000 persone con capacità e conoscenze che possono essere molto interessanti per chi voglia sviluppare delle armi biologiche, e in particolare si tratta anche di 30.000 persone che si sono ritrovate improvvisamente senza lavoro, senza stipendio. Comunque la situazione non è particolarmente rosea, la cosa desta preoccupazioni da tutte le parti. Al momento ci sono circa 300 laboratori negli Stati Uniti che sono coinvolti in ricerche che prevedono l'utilizzo di agenti di categoria A, B o C, comunque nella lista delle armi biologiche. C'è il forte sospetto che gli Stati Uniti stiano sviluppando armi biologiche nuove, e la cosa è effettivamente supportata dalle pubblicazioni che gli scienziati americani producono proprio poche settimane fa, 4-5 settimane fa è stato pubblicato su PNAS che una team di scienziati americani aveva prodotto una tossina botulinica 14 volte più potente della tossina naturale. Allora, le domande che ci siamo posti, perché per costruire dei microrganismi ingegnerizzati o per utilizzare dei microrganismi come armi biologiche, bisogna sicuramente utilizzare dei percorsi che sono quelli che utilizzano i microrganismi per diventare patogeni. Quindi, si possono accelerare in laboratorio dei processi che avvengono già in natura. Quindi
quindi le domande che ci siamo chiesti sono queste: come si origina un microrganismo patogeno? Cioè qual è il percorso evolutivo di un microrganismo per diventare da un microrganismo ambientale, un microrganismo commensale, un microrganismo patogeno? E poi, una volta che è diventato patogeno, come si può rendere un microrganismo ancora più virulento? E per quanto riguarda i virus, ci siamo chiesti come nasce un virus pandemico e come può avvenire il riassorbimento dei geni virali in natura. Quindi, diciamo, cercando di capire quali sono le basi molecolari di meccanismi genetici che contribuiscono in natura a creare un microrganismo particolarmente virulento, si può quindi ripercorrere la strada e capire come in laboratorio possono essere generati nuovi agenti patogeni. Un genoma, le caratteristiche, cioè l'organizzazione del microrganismo è fatta con un genoma di base che può essere costituito da 1 a 3 cromosomi, che contiene tutte le informazioni, diciamo, che servono alla cellula per replicarsi, le strutture cellulari, le vie metaboliche, quindi tutto il patrimonio genetico fondamentale, diciamo, per la macchina cellulare è contenuto in questo che viene definito il genoma di base. A questo possiamo avere invece un genoma flessibile, cioè tutta una serie di geni che possono essere aggiunti a questo genoma di base e che possono, diciamo, conferire al microrganismo delle caratteristiche di patogenicità, di resistenza agli antibiotici, di degradazione di alcune sostanze. E tutti questi geni vengono trasmessi tramite plasmidi, integroni, trasposoni, fagi, isole genomiche, cioè c'è tutto un movimento all'interno del microrganismo che può, diciamo, indurre all'acquisizione di nuovi geni e quindi all'acquisizione di nuove caratteristiche, ed è utilizzando, diciamo, queste strade che si può cercare di creare un microrganismo, diciamo, patogeno, o di rendere un patogeno ancora più virulento. Vorrei solo andare un pochino nei dettagli della convenzione del 75, perché è molto importante ed è tuttora in vigore ed è la base su cui si basano anche le proposte dei codici di condotta e tutte le discussioni sul doppio uso, eccetera. Allora, detto prima, ci sono circa 150 stati. Mancano all'appello i cosiddetti stati canaglia, ovviamente, manca all'appello degli stati, manca insomma, Israele ha firmato la convenzione ma non l'ha ratificata, quindi di fatto non è tenuta ad osservarla. Che cosa chiede la convenzione? Proibisce nel modo più assoluto la produzione, l'accumulo, lo sviluppo, l'acquisizione, per cui non si possono neanche comprare o rubare, e il mantenimento di tutte le forme di armi batteriologiche, biologiche, virali e tossiniche. Inoltre proibisce anche la produzione e lo studio di strumenti di weaponization, cioè di armamento di queste armi, e della loro diffusione, di strumenti per la disseminazione. L'addendo richiedeva che ogni nazione che partecipa alla convenzione faccia ogni anno una relazione su quelli che sono i suoi programmi di difesa, tutte le ricerche, tutte le attività, e su quelli che sono gli impianti industriali che potrebbero essere utilizzati per la produzione di armi biologiche. Questa è una dichiarazione che ogni Stato dovrebbe fare e sottoporre alla convenzione per la verifica annuale. Inoltre prevedeva delle visite casuali a tutti gli stati. Le trattative furono portate avanti fino al 2001, la quinta conferenza di revisione avrebbe avuto luogo nel dicembre 2001. A luglio gli Stati Uniti dissero che loro si tiravano fuori da qualsiasi protocollo di verifica. La cosa fu molto molto, destò un moltissimo scalpore, moltissime proteste da parte di tutti gli altri stati, in particolare dell'Unione Europea, che aveva spinto molto per l'istituzione, appunto, della commissione di verifica, fino a quando il 14 febbraio
in Giappone di quest'anno c'è stata l'ultima riunione preparatoria per la conferenza che dovrebbe aver luogo ora a novembre. Il discorso di della delegata americana è stato di nuovo un discorso di rottura. Vi leggo solo questa frase: cioè gli Stati Uniti non accetteranno nessuna negoziazione su meccanismi di verifica, su qualsiasi meccanismo di verifica per la Biological Weapon Convention. Cioè oggi le guerre non sono più guerre dall'oggi al domani, cioè impatto di tipo fisico sull'avversario e lì finisce tutto, vengono distrutti i sistemi, diciamo, di produzione, l'avversario viene messo in ginocchio. Qui le guerre sono guerre prolungate, che si prolungano nel tempo, c'è una necessità da parte di chi aggredisce, appunto li chiamiamo paesi imperialisti, di avere un effetto prolungato in modo tale che la popolazione sia depauperata e in qualche modo costretta a una crisi nel tempo. Questo si è verificato già all'inizio con la guerra di Corea, poi si è verificato successivamente nel Vietnam. Se pensate ancora alle bombe su Hiroshima e Nagasaki, provocano ancora distruzioni sui civili, i quali hanno problemi di tipo teratologico, per esempio di tipo cancerogenetico. Cioè il danno duraturo sulle popolazioni forse potrebbe far parte di quella libertà duratura di cui parla il Presidente degli Stati Uniti.